Teo! Teo! Guardami! Piano però! Presidente di qua! Presidente Sindaco Severini, sindaci tutti, Presidente Maroni, in questo caso diciamo anche Past President Formigoni per l'attenzione che ha dedicato alle infrastrutture, Presidente Dottore, tutti voi che siete qua, autori per tutte, grazie di cuore per l'invito. Ci sono moltissime suggestioni e probabilmente c'è anche da dare qualche risposta concreta sia alle sollecitazioni arrivate al governo, sia agli impegni che il Paese deve prendere in Lombardia non solo per i prossimi mesi, anzi per le prossime settimane. Però quando si inaugura un'opera pubblica, permettetemi di partire dalla gratitudine verso coloro che hanno fatto l'impresa. Fare una strada è comunque un'impresa. E io credo che innanzitutto vadano ricordate le donne e gli uomini, le maestranze, le persone che hanno lavorato in questi anni. Suscita in noi voi amministratori e voi ex amministratori un po' il senso dell'orgoglio. Però la cosa sconvolgente è che il nostro racconto che facciamo del paese è che sembra sia sempre colpa dei ritardi delle imprese, che c'è qualcuno che ci mangia sopra. Questa non è la prima opera pubblica libera da gente, prego, cioè, siamo felicissimi sempre da gente, ma che cazzo, non è la prima, almeno questo lo conosciamo. Siamo a fustigatori di noi stessi fin troppo. Però in realtà l'opera pubblica è fatta 5 anni di lavori, 13 di burocrazia. È qualcosa che non tutto. E allora ci arriveremo e dirò due parole su questo alla fine. Però il punto fondamentale è che quando si taglia il nastro, a un sindaco, a un amministratore, vengono in mente le immagini di tutti quelli che ci hanno lavorato, che hanno fatto l'impresa. Tutte le conferenze dei servizi, le valutazioni, le avvia, valutazioni di impatto ambientale, le AIA, valutazioni di impatto ambientale, le VIS, le valutazioni di impatto sanitario. Vai, ormai anche noi diventiamo persone altro che più SMS, che si parlano tramite acronimi burocratesi. C'hai quella VIS, la VIA dell'AIA, è una cosa drammatica. Però per chi ci ha lavorato, non c'è un acronimo. È la SPA, che passo dopo passo è andato avanti. Allora io vorrei che partissimo dalla gratitudine per chi ci ha lavorato, dalla gratitudine per gli ingegneri che hanno progettato. Io sono fiero di essere il Presidente del Consiglio di un paese che ha tante eccellenze, ma che quando va a relazionarsi con i grandi imprenditori del mondo non si sente dire: ah, come è buono il vostro vino, come è buono il vostro cibo, che belle le opere d'arte, che belle il paesaggio. Quando Jeffrey, il capo di G, viene a trovarci a Palazzo Chigi, la prima cosa che dice è: io sono fiero e orgoglioso degli ingegneri italiani che lavorano per la mia azienda. Dobbiamo smettere di fare di noi un racconto che è un racconto, direi, paradossale, per cui siamo soltanto il paese del cibo buono e del vino che bisogna essere sempre di più. Noi siamo il paese dove le nostre donne e gli uomini, i nostri uomini, sanno fare bene il proprio lavoro. E voi, Regione Lombardia, siete un esempio.